La proposizione subordinata dichiarativa ha il compito di spiegare un elemento della proposizione reggente, sia esso un nome, un pronome, un avverbio. Per questo motivo si potrebbe dire che la dichiarativa svolge la stessa funzione della posizione. Nella frase «Maria, sua sorella, è più grande di 3 anni», la posizione «sua sorella» serve a specificare una caratteristica del soggetto. Allo stesso modo, nella frase «Questo mi dispiace, che tu non voglia venire», la proposizione dichiarativa spiega nel dettaglio il soggetto della reggente. La proposizione dichiarativa ha forma esplicita quando è costruita con il che e il verbo all'indicativo, al congiuntivo o al condizionale, a seconda che si tratti di un fatto certo o dubbio. La sua forma implicita, invece, è possibile solo se il soggetto è lo stesso della reggente e si realizza con la preposizione di e il verbo all'infinito. Di fronte a una proposizione soggettiva, oggettiva o dichiarativa, è lecito avere qualche incertezza causata dalle somiglianze tra le loro costruzioni. Esiste tuttavia un metodo semplice ed efficace per individuare immediatamente di quale proposizione si tratta. Osserviamo con attenzione la proposizione reggente in questi 2 casi. Capisco che non sei interessato e questo capisco che tu non sei interessato. Nel primo periodo la reggente non è sintatticamente completa perché manca di complemento oggetto. La proposizione subordinata è infatti un'oggettiva e dipende dal predicato della reggente. Nel secondo periodo la reggente è completa sintatticamente. Qui la subordinata non fa che spiegare il complemento oggetto della reggente e dipende quindi da un pronome o in altri casi da un nome. Ecco perché si tratta di una proposizione subordinata dichiarativa.